Pare avviarsi verso una soluzione la crisi idrica della piana di Gela dovuta alla mancata irrigazione dei campi a causa dei lavori di manutenzione alla diga Comunelli. Fin dalle prime ore della giornata di ieri un gruppo di agricoltori si era radunato in protesta dinanzi ai cancelli della diga Comunelli. La paura più grande, le conseguenze negative e la compromissione della raccolta. Nella stessa giornata di ieri, il dirigente regionale del Servizio Gestione Infrastrutture per le Acque, Alfonso Casalicchio, ha rassicurato che l'emergenza rientrerà presto. L'emergenza è stata chiusa definitivamente in senso positivo. L'impresa ha eseguito tutti i lavori che noi gli abbiamo commissionato e che riguardano il rifacimento di parti ammalorate della condotta di servizio irriguo e con altre infrastrutture che sono state realizzate, e per questa ragione abbiamo dovuto interrompere il servizio idrico in questi 2 mesi. Si rendeva necessario che il consorzio facesse una istanza apposita per richiedere l'integrazione dei volumi idrici da poter essere erogati. Una volta acquisita questa richiesta, il servizio decimo sta elaborando il nulla osta di rito, e una volta acquisita questa nuova autorizzazione, il mio servizio sarà in grado di erogare un'altra volta la fornitura idrica. Questo è il risultato di un lavoro sinergico diciamo, tra istituzioni, quindi tra il Dipartimento regionale preposto, l'amministrazione comunale e quei funzionari che gestiscono la diga e chi lavora all'interno del consorzio di bonifica. L'obiettivo è stato raggiunto, ecco, la disponibilità idrica è di nuovo, ecco, scusando il gioco di parole, nella disponibilità diciamo, del consorzio e quindi degli agricoltori, tra l'altro con il rifacimento della rete, con l'inserimento di un nuovo misuratore, ecco, diciamo, di aggiunte tecnologiche per risolvere il problema alla fonte. Gli equivoci si sono chiariti, per cui verrà immediatamente, diciamo, aperta l'acqua per l'agricoltura. I disagi sono grossi perché, ripeto, è da parecchio tempo che non piove, per cui l'unica, diciamo, fonte, a parte qualche pozzo artesiano, diciamo così, l'unica fonte di approvvigionamento idrico è la diga Comunelli.